mezzogiorno qui davanti alla nostra sede municipale con le bandiere a mezz'asta in lutto. Ci sarà un momento che condivideremo in tutti i comuni lombardi e non solo, anche di altri territori, dove tutti i sindaci idealmente si abbracceranno alle loro comunità, portando onore alle vittime di questa terribile emergenza innanzitutto, ma anche portando una parola di conforto ai cittadini e a tutto il personale sanitario e tutti coloro addetti ai servizi essenziali che in questi giorni stanno lavorando, mettendo anche la loro vita qualche volta a repentaglio per salvarne tante altre. Un pensiero positivo per la gente di Moglia? La gente di Moglia ha risposto bene alle nostre continue chiamate al rispetto delle regole, e cerchiamo di farlo ancora di più perché questa è l'arma fondamentale che abbiamo. Solo uniti veramente con questo senso di responsabilità e di impegno ce la faremo. Questo è certo, ce la faremo, ma dobbiamo dimostrare davvero di essere noi il primo vaccino contro il coronavirus. Abbiamo appena fatto un minuto di silenzio, un'iniziativa che ha unito tutti i comuni della Lombardia, ma anche di altri territori, sollecitata da ANCI, per stare vicini a tutti coloro che, vittime di questo terribile incubo, stanno soffrendo per la perdita dei loro cari, ma anche tutti coloro che sono veramente in prima linea, i medici, i sanitari, tutti gli operatori dei servizi essenziali per dare conforto alla comunità e alle persone ammalate in primis. Ovviamente sono momenti pesanti che mai avremmo pensato di poter vivere, ma questo non ci deve scoraggiare, dobbiamo trovare forza di combattere questo virus con i comportamenti del quotidiano, un atteggiamento di grande responsabilità e di unità. Solo uniti ce la possiamo fare. Questo è il grande messaggio che sta venendo da tutte le parti. Lo dobbiamo fare per noi, per i nostri familiari, per la collettività e per tutte le persone che stanno mettendo la loro vita a repentaglio per salvare quella degli altri. Veramente, uniti ce la possiamo fare.